Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qua sul canale di Battle for Games. Io sono Carlo e oggi siamo qui per fare una recensione di un prodotto, ovvero l'HD PVR 2 della Houpage. Prima di iniziare questo video vorrei ringraziare proprio la Houpage per avermi dato questa fantastica maglietta che è veramente epica. Guardate qui, Recording gameplay is my job. Mi si addice, vero? No. Ok ragazzi, iniziamo subito con la recensione di questo prodotto. Inizio col dire che l'HD PVR 2 ce l'ho già da un paio di mesi, forse anche 3 o 4, e l'ho usato per fare per registrare tutti i video che avete visto sulla Play 4 sul canale. Devo dire che è un prodotto veramente comodo, epico, qualitativamente è veramente buono e dopo vedremo meglio. Partiamo subito dalla forma e le dimensioni. Più o meno le dimensioni saranno 15 cm per 15 quadrato, come vedete, ragazzi. Presenta un pulsante che potete premere per iniziare la registrazione oppure per aprire il software sul computer. Perché per registrare dovete collegarlo al computer. Tramite un software voi registrate. Questo pulsante, appena lo premete, in pratica, se il programma non è aperto, si apre il programma e se lo premete nuovamente, parte la registrazione di quello a cui ci è collegato, che sia la Play, che sia l'Xbox, che sia un decoder di qualsiasi cosa, tipo Sky, digitale, qualsiasi cosa che abbia un'uscita HDMI. Parliamo proprio delle connessioni, infatti adesso presenta una connessione HDMI in, dove ci dovrete collegare la vostra console barra qualsiasi cosa voi vogliate registrare, un out dove dovete collegare un altro cavo HDMI che andrà a finire al monitor barra TV a seconda di dove lo volete collegare, un ingresso AV-in che serve per registrare dalla Play 3, l'ingresso USB per collegarci il computer e la presa per l'alimentazione. Ovviamente ragazzi mi sono dimenticato di dirvi che per registrare dalla Play 4 vi necessita uno splitter HDMI che aggiri il blocco HDCP che ha la Play 4 che permetta all'HD PVR di acquisire il segnale dalla Play. Questo fantastico aggeggio ha un costo più o meno di 25-30 euro. Qui l'HD PVR ha un fantastico LED verde che cambia tonalità di colore ogni volta che, ad esempio, iniziate la registrazione, cambia colore. E può essere utile per capire se stai registrando oppure no. Dentro la confezione, ragazzi, trovate un sacco di cavi, tutti i cavi necessari per registrare tramite la Play 3, ovvero i vari component, cavolate varie. Adesso non mi ricordo bene perché registrare nella Play 3 non ci ho mai provato e quindi sinceramente non mi è interessato molto. Poi trovate un cavo HDMI che però non è molto lungo, quindi non è che ve ne potete fare di molto. L'alimentazione, ovviamente, e direi basta. Non trovate più nient'altro, però è tutto quello che vi serve. Magari un cavo in HD, un cavo HDMI in più poteva essere utile, però vabbè, dai ragazzi, non possiamo richiedere più di tanto. Come vedete sotto è completamente forellato per far uscire il calore che si produce durante la registrazione e vi posso assicurare che si scalda un tot anche, ragazzi. Infatti io delle volte dove stacco la registrazione mi capita di toccarlo e quasi brucia, ovvio, adesso non esageriamo, però sì, è abbastanza caldo. La qualità con cui registra, ragazzi, è veramente buona perché io mi sembra di non aver mai avuto problemi che ne so, di qualche pixel che si vede oppure dei video sgranati. Quindi, che dire, io ve lo consiglio altamente, a differenza delle altre schede di acquisizione, tipo l'Elgato oppure la Vermedia. Questo qui mi sembra un ottimo prodotto. Adesso gli altri non li ho mai provati, quindi non vi posso dire niente riguardo agli altri, però vi posso dire che questo qui è veramente un ottimo prodotto. Passiamo alla qualità, ragazzi, facciamoci vedere un bel video di sottofondo. Come vedete, ragazzi, in questo breve spezzone di video di Infamous Second Son registrato dalla Play 4 direttamente in Full HD, perché questo video è stato registrato tramite l'HD PVR in Full HD, che non mi sembra ci siano, cioè, che si veda assolutamente bene, e ovviamente ragazzi la qualità non potrà mai essere come quella nativa che vedete direttamente sul televisore, un po' un minimo ragazzi si perde, però per essere una scheda d'acquisizione che registra in Full HD mi sembra veramente ottima. Questo qui ragazzi è il software di registrazione di Aupage dove potete cambiare tutte le varie impostazioni come vedete e addirittura caricare e uploadare i video su YouTube oppure fare uno stream direttamente su Twitch, esatto, o su Twitch oppure su Ustream.
E quindi è veramente una cosa molto comoda. Come vedete, qui mi rileva collegato l'HDP VR2, o anche qui. Qui potete cambiare tutte le varie impostazioni. E comunque, adesso non vi sto a spiegare come impostare le impostazioni consigliate. Comunque, se volete dare uno sguardo, queste qui sono quelle che utilizzo io. Qui i vari volumi della voce, il volume del gioco e il volume della voce, la sorgente audio, diciamo, e le varie impostazioni della qualità video. Quindi che dire ragazzi, io direi che ve lo consiglio altamente, se state cercando una scheda d'acquisizione, questa fa il caso vostro, oppure adesso so che è uscita addirittura sempre dell'Aupage, l'HDPVR Rocket, che è una versione più portatile, tipo grossa come un telefono forse circa, che è veramente portatile dove potete addirittura registrare tramite una chiavetta USB, direttamente su una chiavetta USB, senza utilizzare il computer. Magari ve la porterò più avanti questa recensione. Se la volete scrivetemelo nei commenti. Quindi che dire ragazzi, anche per oggi è tutto. Mi raccomando, se state cercando una scheda d'acquisizione, acquistate questa perché è molto valida. Mi raccomando, lasciate un bel like, un commento qua sotto scrivendomi se vi è piaciuta questa recensione e se ne vorreste avere altre. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!